Alessandro, devo ammettere che, come definito Dexter Morgan, no, il protagonista dell'omonima serie televisiva che è stata prodotta dalla Showtime dal 2006 al 2013, in un articolo che hai pubblicato su Segno Cinema, su una rivista appunto di cinematografia, e vale a dire come ermeneuta dello schizzo di sangue, è un modo abbastanza particolare di definirlo che mi è piaciuto, perché rende due sfumature antitetiche di Dexter. Da una parte, no, è ermeneuta dello schizzo di sangue per il suo lavoro, quindi è un ematologo forense che lavora per il Dipartimento di Polizia di Miami e quindi deve interpretare lo schizzo di sangue nel senso che deve ricostruire le dinamiche degli omicidi su cui sta indagando. Però in un altro senso è interprete come critico d'arte, cioè lui quando svolge il suo lavoro essendo un serial killer è come se valutasse esteticamente l'opera dell'assassino e quindi, per quanto paradossale possa sembrare, valuta come, non so, elegante o addirittura bello un assassino. Esattamente, ho trattato la figura di Dexter, come tu sai nell'articolo che citavi, come sintesi tra due figure, figure tipiche dell'immaginario novecentesco che sono l'antieroe e il serial killer. Dexter è veramente la sintesi perfetta tra queste due figure. E, per quanto riguarda l'immagine dell'ematologo forense, direi che c'è una sottile linea rossa, del caso di dirlo, che va dall'assassinio all'arte. Pensiamo a Thomas De Quincey e all'assassinio delle belle arti, all'assassinio come una delle belle arti, cioè una delle opere più amate da Bretone e dai surrealisti, sino ad arrivare all'action painting. Fin dai conti, quando Dexter ricostruisce gli omicidi nella sua stanza bianca, non è altro che una sorta di Jackson Pollock, certo, che veramente fa una performance artistica in cui trasforma la violenza in qualcosa di poetico, tutto sommato. E questo sicuramente è un punto di incontro, come sì, osservavi te, tra la sua attività, diciamo, notturna, sì, segreta, e la sua attività pubblica invece, certo, di ematologo forense. Dexter in fondo, no, vive assieme al suo passeggero oscuro, no? C'è una profonda ambiguità, doppiezza in Dexter. Probabilmente il momento in cui passa dalla sua vita di serial killer, no, quella del passeggero oscuro, alla vita invece di rispettabile ematologo forense è quello della vestizione, della colazione che viene rappresentata nella scena d'apertura, no, nella opening, sulla quale Valentina Vellucci ha scritto un interessantissimo saggio, contenuto poi nella raccolta di saggi curata da Vincenzo Cicero, che si chiama Nel nome di Dexter. Diciamo, è un opening abbastanza rivoluzionario. Sì, è una delle opening più riuscite della nuova serialità americana, è citatissima, un opening di Eric Anderson. In essa effettivamente, come osservavi te, viene rappresentata quella che è la ritualità di Dexter all'interno di atti comunissimi come la colazione. Quindi abbiamo, per esempio, o meglio, come dire, alzarsi la mattina, il radersi, la radatura che ricorda il taglio della vittima, cioè, la presa di sangue che viene messa. Non è solo la rappresentazione di una semplice colazione, esattamente, diciamo, è proprio il modus operandi, l'ingresso all'interno della quotidianità, esatto, che però si porta dietro. Guarda, abbiamo il bacon che ce l'ho fanato come le vittime sul tavolo operatore di Dexter, abbiamo il caffè che viene triturato, un po' qui ricorda il fare a pezzi le vittime e così via. Guarda, l'ambiguità è veramente il tratto significativo di Dexter, nel senso che da un lato possiamo leggere questa opening come una rappresentazione dell'alzarsi, del venire alla luce di Dexter nel mondo comune. Però se poi andiamo a controllare meglio, in realtà i gesti di Dexter non sono assolutamente diversi da quelli che una persona qualsiasi fa nel momento in cui si trova a radersi, a fare colazione, certo, eccetera. Quindi questo è un tema che, come sai, è quello che ho trattato e mi ha affascinato parecchio. C'è questa ritualità violenta che i gesti quotidiani soffocano, celano. Però anche nella persona comune, non necessariamente serial killer, la violenza c'è, è qualcosa di sotterraneo, la brutalità c'è, è qualcosa che è congelato negli atti quotidiani ed è pronta in qualche modo ad esplodere. Certo, ma questo è un aspetto sicuramente molto interessante, poi il fatto che sia... No, non è un problema solo del serial killer, certo. Il serial killer rappresenta un'esplosione particolarmente incontrollata, ecco, però è qualcosa che ci riguarda tutti in qualche modo, che riguarda la società occidentale.
la sua quotidianità. Il tema della morale è un tema centrale, no? Non solo in Dexter, ma in molte delle serie televisive, soprattutto le serie televisive contemporanee. Ad esempio, in mente mi viene Breaking Bad, no? Walter White, perlomeno all'inizio, diventa un criminale, però lo fa per un determinato motivo, no? Che è quello di tentare di racimolare un po' di denaro per mantenere la famiglia dopo il fatto che viene a scoprire di avere un tumore terminale. Oppure in un senso opposto, House of Cards, no? Frank Underwood in realtà calpesta ogni norma morale pur di raggiungere il suo obiettivo, che è quello di diventare presidente degli Stati Uniti, no? Di acquisire potere politico. Con il risultato che personaggi come Walt e come Dexter, nella loro malvagità apparente, sono molto più umani effettivamente di personaggi che certo. Hanno il potere solo per il proprio, certo. Come quelli di House of Cards. Certo, House of Cards, no, è il simbolo dell'istituzione. Frank Underwood diventa presidente degli Stati Uniti, mentre chi ha per me apparentemente una rigida morale come Dexter e come Walter White, uno è un serial killer e l'altro è un criminale, quindi sono un po' dei reietti. Ecco, in questo caso quindi il tema della morale è centrale. In Dexter in particolare il tema della morale è sostanzialmente rappresentato dal cosiddetto codice Harry, il codice di Harry. Che cos'è il codice di Harry? Beh, il codice di Harry consiste in realtà, non è mai stato sviluppato, consiste in una semplice regola. Harry è un poliziotto che adotta Dexter fondamentalmente in seguito a vicende che non racconto per non evitare spoiler ai eventuali spettatori. Harry educa Dexter, riconosce in Dexter un serial killer ed educa Dexter di fronte alla diciamo l'ipotesi che si apra sono denunciare suo figlio, mandarlo in un manicomio, oppure in qualche modo veicolare le pulsioni di Dexter in maniera, diciamo, costruttiva. Allora Harry decide di imporre a Dexter di uccidere, ma uccidere soltanto altri criminali, altre persone che si sono macchiate di omicidio. Dexter difatti spesso e volentieri si concentrerà su altri serial killer, in quella che è una sorta di quasi anche di scuola di vita, se vogliamo, conoscere le arti dei propri simili, ecco. L'aspetto interessante è che Dexter è escluso dalla comprensione di questa moralità, nel senso che Dexter, essendo un sociopatico, in teoria non ha nessun sentimento, quindi non è in grado di agganciarsi ai valori rappresentati. Certo. Tu... Ma sì, sostanzialmente questo è un po' il concetto che Vincenzo Cicero esprime nell'introduzione della raccolta di saggi nel nome di Dexter. Io devo dire che non sono molto d'accordo su questo aspetto, perlomeno Vincenzo Cicero fa un ragionamento molto preciso definendo come amorale, quindi escludendo dall'ambito della morale il cosiddetto codice di Harry. Io non sono molto convinto, perché bisogna partire da un'impostazione sostanzialmente di morale kantiana per escludere questo codice di Harry dall'ambito della morale. Vale a dire, bisogna alla Kant presumere che la legge morale compia quel processo di umiliazione, no? Delle passioni, ma potremmo dire anche degli interessi politici, degli istinti di serial killer nel caso di Dexter, interessi politici, sociali, qualsiasi tipo di habitus e consuetudine che ereditiamo dal sociale, per poi provocare l'unico sentimento morale, secondo Kant, che è quello del rispetto nei confronti della legge morale, quindi fare pulizia, come se fosse possibile, da tutte le passioni, le emozioni, gli interessi e l'habitus sociale che forse ci costruisce, per poi avere la cosiddetta autonomia. Quindi io non sono proprio convinto che questa idea di autonomia, soprattutto una rigida distinzione tra autonomia ed eteronomia nei termini kantiani, sia possibile. Tra l'altro vorrei notare come probabilmente questa sfumatura tra autonomia ed eteronomia è molto simile al confine sfumato che c'è tra bene e male, no? Gli antipodi della linea della morale nella letteratura classica, bene e male, in realtà poi nel Novecento, come anche nelle serie TV di cui stiamo discutendo, vengono sempre ad avvicinarsi, il confine viene sempre a sfumarsi un po' di più. Assolutamente sì. Dunque, domanda molto interessante e molto complessa, cercherò di rispondere in modo sintetico. Allora,
Primo punto, Dexter, come ti dicevo, ha una difficoltà maggiore rispetto all'individuo comune, cioè il fatto di effettivamente non avere emozioni, essere vuoto dentro, come si descrive lui. Conseguentemente il suo accesso alla moralità è qualsiasi cosa sia la moralità che può essere. Questo discorso che facevate tra autonomia e eteronomia apre questo dibattito, cos'è la moralità, qualcosa che non è mai stato in realtà chiaramente risolto. Ecco. In Dexter c'è questa maggiore difficoltà di accesso perché almeno all'inizio Dexter non ha proprio sentimenti, però a ben vedere è una situazione che non è dissimile da quella della persona comune, ovviamente in misura minore, nel senso che la persona normale, la persona non sociopatica, diciamo molto semplicemente, ha un accesso alla moralità molto dubbio, mediato dalla cultura, dalle leggi, da mille altre cose. E in effetti il grande tema che domina, direi, la serialità contemporanea, se pensiamo a opere come Lost, a opere come Empire, a House of Cards, praticamente tutte, è proprio la difficoltà di trovare una stabilità sul piano morale, ma anche quello della legge stessa. Le leggi in fin dei conti vengono variate, e quando ci sono vengono aggirate, questo che succede spesso. E spesso le storie contemporanee, quelle che hanno pensato per esempio a Walking Dead, The Walking Dead, è una serie che parla di sopravvissuti. Alla fine quello che fa la gente qui non è trovare mai una stabilità, è sopravvivere, sopravvivere fino a se stesso. E cioè, questa è una situazione effettivamente tragica, l'individuo che viene portato a sopravvivere senza avere, come dire, una finalità chiara. E quindi è per questo che queste serie hanno molto successo, perché comunque ci ritroviamo in qualche modo in questa condizione. Ecco, è questa rigida appunto dicotomia, come dicevo, tra bene e male, che è tipica, che è tipica della letteratura moderna, che invece, come dicevi tu, la definizione di una moralità diventa sempre più difficile, più ambigua nel Novecento, a cosa è dovuta? Come è stato rappresentato nella letteratura, nelle serie televisive? È una storia molto lunga che però coincide fondamentalmente con il Novecento. Nel Novecento, diciamo che all'origine l'ontologia occidentale è fondamentalmente dualista: da una parte, come osservavamo prima, c'è il bene, dall'altra parte c'è il male. Ciò che sta nel bene non può stare nel male e viceversa. Infatti potremmo porre all'origine di questa, come rappresentazione fantasiosa di questa dicotomia, l'eroe e il mostro. L'eroe è un individuo in genere luminoso, splendente, mentre il mostro è qualcosa di abietto, soprattutto dal punto di vista esteriore. Ora, nel Novecento sono accadute moltissime cose. Abbiamo avuto le guerre mondiali, che sono state estremamente violente, abbiamo avuto il periodo della guerra fredda, che, come hanno osservato molti, doveva essere considerata più che altro una guerra tiepida, nel senso che era fredda soltanto probabilmente negli Stati Uniti, nei luoghi dove non si combatteva, effettivamente si combatteva soltanto sul piano, diciamo, psicologico, ma ci sono stati luoghi dove la guerra fredda è stata combattuta col sangue. E tutto questo ha portato a un dibattito, a una revisione di quello che è l'immaginario bellico, in cui la lotta non è più considerata come qualcosa di bello, di nobile, ma come qualcosa di sanguinario. Io credo che in ambito americano questo aspetto sia emerso con estrema violenza con la guerra nel Vietnam e con gli anni della controcultura. È proprio in questo periodo che inizia una revisione, direi, dell'immagine dell'America come portatrice, degli americani nei confronti dell'America come portatrice di valori positivi, valori democratici, eccetera, invece come realtà che manifesta un lato oscuro piuttosto profondo. In questo senso è successo quello che definirei una sorta di travaso metafisico tra le due figure che citavamo, l'eroe e il mostro, nel senso che l'eroe si è caricato di aspetti sempre più oscuri, diventando in realtà l'antieroe. Questo per esempio è un aspetto che si può vedere molto bene in quella particolare esempio di letteratura popolare
particolare che è il fumetto, io parlo in particolare dei fumetti dei supereroi. Per esempio Superman, che è il modello dei supereroi, era un individuo divino praticamente, certo, invincibile, perfetto, che risolveva crisi incredibili, questo soprattutto nella Golden Age, all'origine del fumetto americano, e risolveva i problemi senza le crisi mondiali, senza uccidere, senza macchiarsi di sangue, eccetera. Da lì c'è tutta un'evoluzione verso eroi sempre più imperfetti, pensiamo a Wolverine, al Punitore, eccetera, che fanno un uso estremo della violenza invece. Dall'altro lato abbiamo la figura del mostro, che originariamente il mostro viene sempre pensato come qualcosa di mostruoso esteriormente, di diverso. Invece la figura cardine, direi, dell'immaginario contemporaneo è il serial killer. Il serial killer è in questo senso il mostro interiore, normalissimo, anzi spesso estremamente affascinante esteriormente, sì, ma del tutto molto più mostruoso dei mostri tradizionali quando agisce nel segreto, violento, sanguinario. Ecco, non è un caso che negli anni 80, primi anni 90, ci sono almeno due figure fondamentali, che sono Hannibal Lecter e Patrick Bateman di American Psycho, che ho portato, citato come opera che segna, e non a caso un'opera che viene citato continuamente in Dexter. Ci sono diversi punti, sì, anche nella opening sequence, e anche a un certo punto nella prima stagione Dexter assume come falso nome Patrick Bateman, proprio una citazione chiara. E che cosa si distingue? Si distingue nel fatto che è un personaggio, Patrick Bateman è un personaggio più che normale, positivo, però sotto è un mostro terrificante. Certo. Questo è veramente l'Occidente che, al di là della sua patina di bellezza, mostra il male profondo, ecco, sì, certo, e motivato fondamentalmente. A proposito della nuova serialità, no? C'è un libro molto interessante che è Filosofia delle serie TV, che tu hai recensito sul sito recensionifilosofiche.info, che si, diciamo, pone un po' lo scopo di fare un'ontologia, di cercare di elaborare una tassonomia delle diverse serie TV, cercando di capire qual è la peculiarità delle nuove serie TV, come appunto Dexter, rispetto a quelle vecchie, come ad esempio il Tenente Colombo. Ora abbiamo parlato della opening, sicuramente la opening di una serie TV del passato, no, aveva una semplice funzione che era quella di presentare gli attori. In realtà però, ad esempio, l'opening di Dexter non è così. Innanzitutto non c'è solo Dexter, non ci sono tutti questi attori, tutti gli attori che vengono presentati. E poi ci porta, no, in medias res, quindi direttamente nel fulcro dell'azione. Quali sono, secondo te, in generale, appunto, le caratteristiche che possono distinguere una serie TV contemporanea come Dexter da quelle del passato? Beh, il libro di Enrico Terone e Luca Bandirelli, come dicevi, svolge un'ottima analisi relativamente al tentativo di mostrare come le serie TV, li chiamiamole di qualità americane, anglosassone, che ormai sono sempre più diffuse e popolari, in qualche modo rappresentano un oggetto nuovo nel panorama dell'audiovisivo. In questo si distinguono, per esempio, dai telefilm tradizionali, citerei uno famosissimo, il Tenente Colombo, certo, dove lo svolgimento del tempo era ciclico. Ovvero ogni puntata, ogni episodio vede la stessa situazione, il Tenente Colombo resta fondamentalmente identico a se stesso, non ha un'evoluzione netta. L'altra modalità può essere quella del soap opera, dove c'è invece un eccesso nel senso del tempo lineare, vale a dire le vicende vanno avanti, si accumulano colpi di scena su colpi di scena, lasciando indietro poi tutto quello che è accaduto in passato, quindi c'è una linearità fine a se stessa. Invece nelle serie TV americane, anglosassoni e non so, adesso anche francesi, ormai si sta lanciando un po' il mercato televisivo globale, direi, su questo genere di prodotti. E i due elementi vengono in qualche modo fusi in una nuova dimensione, ovvero da un lato la puntata ha una sua conclusione, però ha una sua conclusione anche la stagione, ha una sua conclusione anche la serie completa. Ci sono, poi se andiamo a controllare, ogni personaggio ha una sua propria evoluzione, in qualche modo c'è una continua costruzione che nei casi più felici, poi ovviamente lì ci sono alti e bassi, rende il prodotto in generale una riflessione molto interessante
interessante su come evolve il personaggio, ma anche un'intera situazione, addirittura un'intera società, come avviene in serie come Empire, come avviene in serie, una serie come Dexter, in qualche modo, che ci mostra veramente uno spaccato di Miami straordinario, sì. Questa vita diurna, notturna, questo caldo, gelo che si confondono continuamente, questi personaggi che orbitando intorno a Dexter non restano più identici a se stessi. La distinzione in fondo quindi tra nuovi mostri e vecchi mostri, insomma certo ce ne sono molte, però potremmo dire che il nuovo mostro, il serial killer, è in generale un mostro interiore. Esattamente, il mostro interiore non ha bisogno di mostrarsi, spesso in realtà i mostri tradizionali erano anche, come dire, comprensibili, in qualche modo facevano tenerezza. Il mostro interiore contemporaneo non fa assolutamente tenerezza. Però in Dexter, questo è il fascino della serie, l'antieroe e il serial killer trovano una nuova sintesi, una nuova capacità di dialogo, certo. Forse una soluzione di questa dicotomia apparentemente insanabile. D'accordo, grazie Alessandro, speriamo di fare una nuova intervista, magari grazie. Parlando del tuo prossimo articolo. Speriamo, ti ringrazio.